Festa del Mare di Pelli, un evento che ogni anno viene organizzato alla Proloco di Pelli dal 2 al 25 di luglio. Nella Festa del Mare tanti eventi, tra cui una molto importante, il raduno delle vecchie 500. Vecchie per modo di dire, perché a vederle sono belle lucide, ben messe a nuovo, con tanta passione dai loro proprietari. Ne abbiamo qui uno che è il signor Crisà Giuseppe. Allora Giuseppe, Giuse, allora Giuse, ti volevo dire, questa è la tua 500, un'Abarth mi sembra di capire, no? No, è proprio adattata, normale, però è trasformata, ho capito. Personalizzata. Molto bella tra l'altro, la tua è una passione veramente che si tramanda dal piacere di questa macchina o proprio per l'antico? No, mi piace farla così, mi piace la 500 e mi è piaciuta farla così. Molto bella. Senti, l'hai verniciata tua e tutti i pezzi li trovi tu? Sì, montaggio tutto, ho fatto tutto io, dall'impianto stereo al motore alla verniciatura, Anche l'impianto tutto. stereo, molto Sì, bello. c'è un Possiamo impianto. anche dare un'occhiata dopo come macchina, quindi tutto bene. Ma cosa fate voi qua adesso stamattina? Fate un concorso per la bellezza della macchina? Ci sarà una giuria che le giudica come tenuta? C'è qualcosa di questo tipo qui? No, è un raduno, nel senso ci raduniamo tutti, ci passiamo la giornata, è tutto lì, cioè Bello, passiamo bello. la giornata così. Ma è Molto la bello. passione che ti Certo. fa cioè, ti fa fare queste cose qua. Tu li fai sempre questi raduni? Sì, guarda, la scorsa settimana ero ad Albenga, a Garlenda, e ho fatto 3 giorni lì. Bravo Giuse, noi ti ringraziamo di averci dato il tuo tempo e veramente ancora complimenti per la tua macchinina, ok? Vi ringrazio anche a voi. Grazie. Allora, veramente sono all'interno di questa 500, adesso devo dire veramente un macchinino eccezionale. Dentro ti fa quasi accapponare la pelle come messa su stereo e tutto. C'è anche lo stereo? Vedi un po' lo stereo, vediamo un attimino un po' di musica. Un attimino Sì, perché sì. si deve. Molto bella, eh? Tutta rossa anche dentro. Tutta rossa anche dentro. È veramente fantastica, fantastica sta macchina. Senti che musica. Roba eccezionale. Giuse, questo impianto stereo è una tua creazione o è nato proprio con questa macchina? No, l'ho costruito io, me lo sono fatto io, è sempre una passione, anche gli impianti stereo è sempre una passione. Io, hai sentito Piero che perfezione questa musica? Bravo, complimenti, ti adopereremo come tecnico audio anche per noi. Grazie Giuseppe. Grazie anche a Grazie. voi. Festa del Mare di Pegli, questa bellissima organizzazione del 500 che fa parte di una serie di eventi organizzati appunto dalla Proloco di Pegli e anche dall'organizzazione del CIF. Esatto, allora qui abbiamo il presidente che Giorgio Lastrico, sono un appassionato come tutti noi. Questo club l'ho fondato io tanti anni fa e cerchiamo di portarlo avanti nel migliore dei modi. Questo raduno è stato organizzato un po' in fretta, però mi sembra che tutto sommato sia andato abbastanza bene. Ma Spero che direi. tutti siano soddisfatti e contenti. Ma direi di sì che è andato bene, perché queste cose poi quando si chiama si risponde subito, eh? Si risponde perché è una propria passione. Quanto impegno ci vuole per organizzare una cosa del genere? Domanda di riserva? No, sono cose abbastanza impegnative. E ora, signor Pino gentilmente si è prestato, ha fatto tante cose. Tante cose poi le abbiamo fatte noi, qualche cosa abbiamo fatto anche noi. Comunque, per organizzarlo bene, di solito quello che facciamo noi a giugno, partiamo a marzo, aprile, Eh beh, per se ci vuole arrivare a il suo giugno tempo. con tutti i permessi, tutte cose. Certo. Visto che qui ha fatto tutto lui, ce la siamo sbrigata Abbastanza abbastanza velocemente. velocemente. Abbiamo qui anche il vicepresidente, mi diceva, no? Certamente. Che è il signore? Massimo Monteverde.
Lei è soddisfatto di questa organizzazione? Vedo che il suo bambino questo qui. Mio figlio, le forze giovani ce le portiamo già fin da piccoli. Sì, no, sì, comunque. L'esempio anche da papà lo prendi, magari continuerai la tradizione. Speriamo. Avanti, speriamo. Io sono da nonno. Non mi dica che lei è il nonno. Io? Lo suo, potrebbe esserlo. No, suo. Dico. Vecchio. Magari più giovane di me anche. Quanti anni ha, scusi? 73. Ne ha 9 più di me, io ne ho 64 e via. E poi abbiamo il signor Pino, che è stato appunto un po' il braccio di collegamento per l'organizzazione di questa manifestazione. Diciamo che per motivi di rapporto di lavoro con il signor Massimo, che è il vicepresidente, è nata l'idea qualche mese fa in maniera accennata. Appena mi hanno dato l'occasione invece di gestire un po' gli eventi, qualche evento all'interno della Festa del Mare, abbiamo cominciato a metterci in contatto, ci siamo fatti dare una mano nell'accoglienza dal CIV Riviera di Pegli per quanto riguarda le aree, per quanto riguarda alcuni altri permessi dalla Proloco Pegli, e insieme a Rombo Nord, che ci ha curato l'accoglienza e calmierando tutta una serie di costi, siamo riusciti poi a mettere in piedi tutta l'organizzazione perché fosse sostenibile. È l'evento numero uno, l'abbiamo fatto molto in fretta, però il pubblico e i partecipanti hanno risposto molto bene, quindi sicuramente ci sarà un'edizione 2, riveduta, corretta, e dopo Pegli si presta sempre, certo, a questo tipo di attività, avendo delle aree, avendo praticamente un territorio molto, come possiamo dire, con aree dove anche si può fare turisticamente molto aperto, è votato al turismo, ex stazione climatica balneare, quindi qualcosa è rimasto di quei tempi, e ora stiamo cercando di rinverdire quelle cose con eventi il più possibile di qualità. Stiamo cominciando, ma piano piano vedremo di andare avanti. E fate bene. Quindi diciamo, queste iniziative, oltre a attirare l'attenzione delle persone, tutte queste cose qui, anche rinverdire un pochettino il territorio, che è una cosa molto importante. Bene, allora, dalla Festa del Mare di Pegli, evento che si dal 2 al 25 luglio addirittura. I due eventi clou che faranno parte della Beatles Fest, sì, che sono il 24 e il 25 di luglio, dove ci saranno. Proprio per poter rievocare il cinquantenario dei Beatles a Genova, ci sarà al venerdì le Orme e i Delirium Project che vengono ad aprire l'ultimo fine settimana di luglio, e poi i Beatbox che sono la tribute band ufficiale dei Beatles in Europa. Bene. Che chiuderanno la festa, tutti e due gli eventi in arena estiva lì a Pegli. Bene. Allora, come dicevamo, dalla Festa del Mare di Pegli, quindi questo evento sociale e turistico che va dal 2 al 25 luglio, noi vi diciamo seguiteci, perché a parte le 500 e altri eventi, adesso vedremo anche la regata che verrà fatta qui dal Club Vela Pegli per i bambini che hanno partecipato ai corsi quest'anno, e buon divertimento a tutti. Grazie. Luglio, questa mattina siamo nuovamente al Club Vela Pegli, perché dopo una quindicina di giorni dove ha avuto inizio la scuola vela di nuovo per i ragazzi, dopo 25 anni, questa mattina ci sarà una regata, anzi il svolgimento della regata dei ragazzi al Club Vela Pegli. Siamo col presidente provinciale dell'Oxen, Silvestro De Montis, che è stato uno degli artefici con l'Oxen alle spalle ad aver promosso e ad aver fatto in modo che anche il Club Vela Pegli dopo tanti anni potesse di nuovo avere una scuola vela. Presidente. Buongiorno a tutti. Beh, chiaramente per noi dell'ente promozione sportiva, se ente di promozione, come aveva detto, vedere questi ragazzi che vengono promossi per la loro attività sportiva, come la vela, che è andata un po' in carenza negli ultimi anni, è una grande soddisfazione. E direi che io, come presidente provinciale, sono molto contento e sono propenso anche in futuro ad aumentare questa mia pressione, perché questi corsi di vela e queste piccole regate, che poi sono il risultato appunto dei corsi, vengano fatte appunto per favorire sempre di più lo sviluppo di questo sport.
Presidente, facciamo un passo indietro. Lei ieri era a Savona all'inaugurazione, se non mi sbaglio, di qualche altra manifestazione, perché lei è da tutte le parti, praticamente al dono dell'ubiquità. Io la vedo in un posto, poi la vedo in un altro, cioè lei è veramente in tutti i posti possibili e immaginabili. Cosa è successo ieri a Savona? Caro Carlo, non è l'ubiquità, è il fatto che noi come ente abbiamo tanta attività sparsa nel territorio ligure, e purtroppo i presidenti sono uno, due, quattro presidenti, che sono quattro province, ci dobbiamo spostare come possiamo. Ieri praticamente all'impianto della Fontanassa di Savona, che è uno di impianto atletica, di atletica leggera, molto conosciuto e molto famoso e soprattutto molto valido proprio per la sua costituzione, il posto dove si trova in riva al mare, praticamente con l'area marina, sotto una pinetina bellissima, c'è stato il quarto meeting nazionale città di Savona di atletica, dove erano presenti anche campioni del mondo, erano presenti atleti olimpici, non a caso una delle ultime atlete che ha fatto le Olimpiadi di Pechino, una atleta dell'Arma dei Carabinieri, che speriamo di rivedere diciamo anche in futuro, anche alle prossime Olimpiadi, perché no, anche se è diventata di recente mamma. Un bellissimo meeting che ha visto i 100 metri ad ostacoli, ha visto i 100 metri in velocità, ha visto lancio del disco, lancio del peso, lancio del giavellotto, insomma ce n'era per tutti i gusti, circa 150 atleti. Questo è stato organizzato dall'Oxen, l'Oxen di Savona, che sosteneva praticamente l'organizzazione del CUS Genova e del CUS di Savona, che e da Marco Mura, che poi è l'anima creatrice di questi meeting. Presidente, un'altra cosa, so che lei è pieno di iniziative, è sempre supportato da tutto il discorso dell'Oxen, in futuro avrà qualche altra idea di quelle al fulmicottone, come si fa venire solo lei? Ci fa qualche sorpresa? Caro Carlo, le idee sono tante, le idee sono tante. Certo, io vorrei riuscire a vedere uno sport più per tutti con la nostra organizzazione. Cioè lo sport proprio fatto anche a livello cittadino, ma non solo nelle palestre, all'aria aperta. Lo sport mi piacerebbe promuovere, specialmente nella bella stagione, delle iniziative che possono essere dalle marce podistiche alla corsa, diciamo, campestre, anche alle stracittadine, organizzate attraverso l'ente, proprio per coinvolgere tutti e fare bene anche non all'età, cioè i giovani, ma anche alla terza età, perché poi il movimento fa bene per tutti. Uno sport veramente sociale per tutti, mi piacerebbe questo in futuro, e porrassi che ci riusciremo a farlo. Allora Presidente, qui alla telecamera lancio un appello a chi ci sta seguendo, che sono tanti, i nostri amici. Beh, l'appello che io lancio è sempre a una grande disponibilità da parte delle istituzioni pubbliche, a una parte disponibilità quando noi chiediamo aiuto, quando promuoviamo queste iniziative, che ci vengano incontro ad aiutarci nel modo che loro ritengono più possibile e nel modo più agevolato possibile. Quindi senz'altro questo è il mio appello principale. L'altro appello lo lancio a tutte le persone che appunto non fanno sport, dire che si avvicinino di più alle attività sportive, perché lo sport è soprattutto salute e non è competizione. Lo sport deve essere benessere, salute e non solo competizione. Poi largo anche alle competizioni. La ringrazio Presidente. Grazie a te. Grazie, Carlo. Siamo al cospetto della nostra bandiera, cioè la bandiera della nostra città di Genova. Siamo con la signora Caterina Medicina, che è direttore sportivo del Club della Pegli, in occasione, come dicevo prima, della regata di oggi. E oggi è una regata molto sentita, grandemente voluta, molto sentita. Grandemente voluta come tutta l'attività sportiva del Club Vela, perché dopo un po' di anni di, chiamiamolo, silenzio e di sabatismo proprio tranquilli, finalmente ricominciamo a fare un po' di sport portando la vela a Pegli, speriamo di anche altre attività sportive all'interno di questa società che è centenaria ormai quasi, quindi diciamo che è ora di muoverci di nuovo. Quello che ci hanno lasciato di eredità in precedenza erano grandi meriti sportivi e noi cercheremo di rinverdirli nuovamente. Anche perché poi con il nostro amico Piero, che è sempre presente, faremo un po' una piccola carrellata delle coppe che fanno parte della storia del club, che se non mi sbaglio tra 2 anni fa 100 anni. Infatti per questo ti dico, alla vigilia del centenario, a quel punto speriamo per il centenario di avere anche un atleta vero, tesserato Club Vela, che faccia attività sportiva vera. Perché tu sei un pochettino, io posso darti del tu, sei un po', diciamo così, la cultrice di questo club, hai un po', hai
più o meno sai tutto quello che è successo e so che c'è stato qualche esponente che addirittura, se non mi sbaglio, ha fatto le Olimpiadi. Assolutamente sì, ci sono stati parecchi atleti delle Olimpiadi dei tempi passati, parliamo dei primi anni del 60, quindi che hanno partecipato in nazionale a campionati, diciamo, di un certo livello e anche hanno partecipato alle Olimpiadi, fermo restando che poi chiaramente si invecchia e con l'età tutti quanti, quando noi eravamo ragazzini vedevamo queste persone che erano miti della vela, che venivano qua, frequentavano, portavano avanti l'attività da giugno, tanti altri, addirittura Enrico Savi, altri amici che adesso hanno la mia età, che sono stati ragazzini che gareggiavano per il club vela, non ultimo Masio, il presidente. Abbiamo la bandiera che ci sta un po', sì, con un po' di vento, comunque tranquillo, la tengo io. Quindi anche Masio che ci sta dando una grossa mano anche con i corsi per le scuole e quant'altro, proprio perché cerchiamo di riportare i bambini a un'attività sana e far crescere di nuovo il culto e la mentalità sportiva e dell'agonismo in una società che, ribadisco, un po' per l'anzianità dei soci fondatori e delle persone che frequentavano l'ambiente, anche per un po' di poca voglia poi a un certo punto, perché crescendo e cambiando la mentalità la gente si siede. E ora cerchiamo di farla rialzare in tutti i modi possibili, dalla musica, dall'attività sportiva, dall'attività ludico-ricreativa, bisogna ritirarlo su e quindi ci stiamo provando e vedo che l'affluenza è parecchia, la sera c'è tanta gente che viene a frequentare, la società è viva e quindi in questa allegria cerchiamo di fare anche questo, che poi è lo scopo sociale del Club Vela, ovviamente. Anche perché, Caterina, forse Pegli si sta un po' togliendo di dosso quel senso, quel senso un po' così di grigiore che aveva un pochettino assunto negli ultimi anni. Questo è anche vero, io ricordo non tantissimi anni fa, perché vabbè, malgrado la mia età, comunque, sì, magari, però non tantissimi anni fa, almeno 10-11 anni fa, tu venivi alla sera qua sul lungomare, a parte i quattro vecchietti pensionati, a prendere il fresco d'estate, era una morte civile. Certo. Io ieri sera avevo un attimo nel quale sono uscita col cane nell'aiuola, c'era musica da laggiù a laggiù in fondo, non passavi 20 metri, c'erano società aperte, bar, attività diverse e a quel punto abbiamo anche la voglia di riuscire per strada, perché purtroppo con i tempi che corrono uscire di casa è sempre difficile. Se hai un posto come questo dove sei comunque tranquillo e puoi passare la serata, ti viene la voglia di scendere, di uscire, di venire a passare serata e allora a quel punto elimini anche tanta, chiamiamola delinquenza, sì, tra virgolette, però cattive compagnie, cattive abitudini che poi vengono sulla nostra passeggiata, sulla nostra delegazione. L'ultima battuta, poi ti lascio andare perché chiaramente hai da fare con la regata. Perché vedo che è partita. Certo, quindi... certo, abbiamo velocissimamente, questo è un plauso anche ai commercianti di Pegli che ci stanno dando un po' dentro, poi creando anche situazioni simpatiche. Parliamo che tra il 24 e il 25 ci sarà una bella iniziativa musicale, ieri sera c'era di nuovo un'altra attività musicale. Bisogna fare veramente un plauso ai commercianti di Pegli. Assolutamente, ma il cosiddetto Riviera di Pegli, il CIV di Pegli, si sta veramente facendo un mazzo tanto, perché comunque ha dato un impulso e un'attività sia alla vita serale del mese di luglio, ma durante tutto l'anno, dalla festa dei cani alle giornate storiche pegliesi a tante altre cose, che in collaborazione con la circoscrizione, che comunque dà una piccola mano, ma sono loro il deus machina, Raffaella è un mulo da lavoro e non riesce a incontrarla per strada senza che ti coinvolga, e a quel punto giustamente quando uno si sente coinvolto gli viene anche la voglia di fare. Noi adesso anche qua abbiamo questa serata, abbiamo poi la sfilata di moda al Mediterraneo, di tutti i negozi di Pegli, acconciatori e quant'altro, abbiamo tantissime iniziative e tutto sommato è un modo per far rivivere Pegli e ribadisco, a maggior ragione in questo contesto, vedendo che anche il Club Vela e soprattutto il Club Vela si dà da fare, secondo me è una cosa assolutamente positiva per portare gente a Pegli a fare sport, speriamo a fare sport al Club Vela. Grazie. Yeah.
Sempre per il discorso della regata del Club Vela Pegli, siamo col dottor Pasquale, che anche lui fa parte del Club Vela. Volevamo fare alcune domande per quanto riguarda lo sport dei giovani, l'attività di vela, cioè dal punto di vista medico. Beh, lo sport fa bene sempre, soprattutto nei ragazzi di questa età, perché oltre a dare un vantaggio da un punto di vista fisico, secondo me insegna la cultura sportiva nell'età giusta. Cioè, chi comincia a fare sport adesso probabilmente prosegue anche nel corso della vita. Sappiamo che lo sport è fondamentale per la salute, soprattutto per la prevenzione di una serie di malattie che sono quelle che assillano il mondo occidentale, quindi per esempio il diabete, l'obesità, l'ipertensione, le patologie cardiache, quindi ben venga, insomma, una cosa di questo genere. Ecco, dottore, a proposito, l'obesità, si vedono tanti ragazzi e bambini molto grassi anche perché mangiano molto male. Un toccasana, cioè dal punto di vista medico chiaramente ha fatto passi da gigante la medicina, però qualche consiglio alle mamme che ci ascoltano e che ci guardano, cosa si può fare per evitare che i figli diventano obesi? Beh, innanzitutto lo sport, questo l'abbiamo detto, poi la qualità dell'alimentazione, cioè evitare tutto ciò che è ricco di calorie, quindi per esempio, tanto per fare dei nomi, le merendine, le noccioline, tutte queste cose qua, l'alcol, perché no? Perché questi ragazzi cominciano purtroppo a bere molto, molto giovani, esatto. E poi bisognerebbe ridare dignità alla dieta mediterranea, che è la migliore di tutte perché è quella che è ricca di tutte le componenti alimentari, dalle vitamine alle proteine, e non eccedere nei carboidrati. Anche perché, qui ci metto un po' una battuta delle mie, si è un po' persa la cultura della nostra buona dieta mediterranea per tutta questa serie, giustamente il mondo è andato avanti col discorso dell'Europa, della globalizzazione, si sono conosciute, diciamo così, diete moderne ma non del tutto salutari. Sì, non solo da un punto di vista qualitativo, ma anche nella distribuzione giornaliera, cioè questi ragazzi mangiano in maniera disordinata, nel senso mangiano quando hanno fame fondamentalmente e mangiano spesso fuori da casa e in maniera molto veloce, cioè la cultura del fast food purtroppo è penetrata, invece bisognerebbe che i genitori li riabituassero a mangiare negli orari giusti e li spingessero a fare dello sport. L'ultima battuta, dottore, poi la lasciamo stare. Stiamo vivendo un momento particolare di calura, due consigli veloci alle persone che, diciamo così, sono purtroppo esposte al calore, cioè chi lavora o gli anziani o magari i bambini che li portano, che vengono magari portati al mare, forse in modo un po' troppo esagerato dalle famiglie. Beh, sono talmente banali che però li ripeto, tanto non esporsi al sole negli orari più caldi, quindi soprattutto per gli anziani, per chi vuole andare a mare, andarci nelle prime ore del mattino, magari alle 10-10:30 ritornare a casa e ripresentarsi verso le 17-17:30 e poi soprattutto mangiare leggero e idratarsi continuamente. Queste sono le cose più importanti. Grazie dottore. Sono partiti i ragazzi, stanno ormai facendo i primi giri di boa, il vento mi sembra buono, ma chiediamo a uno della commissione organizzativa quali sono le categorie e in cosa consiste poi tutto il percorso. Allora, oggi abbiamo in mare gli Optimist, sono le prime barche che i ragazzini imparano a condurre, e abbiamo sia juniores che cadetti, sono proprio i ragazzini alle prime armi. Noi siamo molto contenti di ospitarli. Dopo, alla premiazione, diremo due parole sulla gloriosa storia di questo circolo e poi daremo il via libera ai ragazzini per mangiare, bere e godere del piacere. Di aver condotto questa regata alla festa del mare di Pegli. Ho visto che gli equipaggi sono 8, mi sembra, di questa categoria qua di ragazzi. Ho visto che quando fanno il giro di boa c'è quasi la barca che tende a rovesciarsi e subito si spostano per riportare l'equilibrio. Anche questa tecnica devono acquisirla bene, sennò diventa un disastro, è vero Panzani? Sì, il discorso è che cercano di passare più vicini possibile alla boa perché
risulta minore il percorso coperto durante la virata e ovviamente girando attorno alla boa il vento cambia lato, la barca tenderebbe immediatamente a ribaltarsi e loro vanno dalla parte opposta della barca rispetto all'albero per bilanciare come contrappeso. Bene, adesso vedo che stanno praticamente riportandosi al punto di partenza della seconda boa, la boa principale, quella più lontana, e poi quindi è un percorso che comunque è molto bello in un'area di mare anche stupenda, diciamo, un'area di mare brillante dove c'è molto traffico, c'è un bel vento, c'è molto traffico di barche perché è anche una giornata di festa, domenica, e quindi così. Va bene, seguiteci perché questa regatta è una cosa veramente interessante da vedere proprio per la giovane età dei contendenti. Praticamente cosa è successo? È finita la regata, stiamo attendendo il primo e il secondo con tutti gli altri bambini dietro, ma praticamente hanno vinto tutti perché queste cose sono belle, giustamente perché sono fatte per i giovani. Presidente, stavamo ammirando la struttura del Club Vela Pegli con gli striscioni dell'Oxen, è un gran bel vedere. Beh, questo circolo qui è l'orgoglio dell'Oxen, perché comunque a vederlo da qui, no, sembra proprio la punta di una nave, proprio il ponte di comando di una nave e proiettata verso il mare. Club Vela Pegli, il nostro circolo associato a noi, molto bello, devo dire la verità, veramente una grande soddisfazione di avere questo circolo storico nelle associazioni e circoli XEN. E tra due anni farà 100 anni dalla nascita, sarà una gran bella festa sicuramente. Beh, questi 100 anni saranno festeggiati bene, noi saremo senz'altro presenti e lo sosterremo veramente questa festa. Penso che si stia preparando una grande regata, ma d'altura, non solo per i bambini, per le scuole, quindi sarà una cosa veramente interessante e lo sosterremo al massimo perché questo circolo merita di essere sostenuto. Prego il nostro amico cameraman Piero che possa riprendere qua i giudici di gara, tutte le... Tra l'altro la commissione sul ponte di comando, vedi quelle bandiere che sono lì, no? Quelli sono i colori che a seconda del colore che si alza significa inizio gara, fine gara, il secondo l'altura del vento, quindi attraverso i segnali come si faceva una volta, non più con il radio comando oppure con la radiolina trasmittente, attraverso la bandiera hanno l'indicazione di quello che è la regata stessa. Ecco, come potevamo vedere ai lati del club sventola la bandiera dell'Oxega, la nostra bandiera della Marina Mercantile. Tra l'altro le bandiere, anche la bandiera di Genova. Sì, vabbè, non mancherà. No? E anche la bandiera di Pegli. Tra l'altro volevo far notare che la tolda è piena, veramente piena di gente. Beh, cosa vuol dire? Che queste cose qua sono interessate e sono interessanti perché c'è parecchia gente, soci e non solo, che sono venuti a vedere la regata questa mattina. Beh, questo è importante perché vuol dire che questa iniziativa, oltre ad attirare il socio del circolo, attira anche 3 persone, quindi li avvicina verso il circolo e verso che sono le attività sportive. Questo chiaramente è lo scopo principale, non è che si può circoscrivere il circolo solo all'attività ristretta di quei soci, ma bisogna ampliare anche l'arco dei soci, questo è importante. Certamente, ora stiamo attendendo i ragazzi che arrivano, si stanno radunando là e poi chiaramente con l'istruttore metteranno le prue verso la riva e potremo conoscere i vincitori che poi saranno premiati oltre che dal presidente del club Paolo Verducci, dal vicepresidente che in questo momento non vedo, dal segretario ingegner Panzari, da tutto il circolo, da tutti i consiglieri che hanno messo sulla bandiera di fine regata. Fine regata. Perché è importante quella lì, Perché tra l'altro ce ne sono 2 regate stamattina. Sì, tra l'altro appunto c'è stata la regata della Vela Latina e la regata chiaramente del Club Vela. Sì. Tra l'altro come potete vedere la spiaggia di Pegli non è piena, è strapiena sia la spiaggia libera che la spiaggia che abbiamo di fronte a noi. E Carlo, bisogna anche dire che oggi è festa, ma soprattutto che tutte queste manifestazioni, questi eventi, come il raduno delle macchine che abbiamo visto prima, si inseriscono nel contesto delle festività di Pegli, della Festa del Mare, che addirittura si proietta dal 2 luglio
luglio sino al 25 luglio, e a quanto mi risulta il 25 luglio ci saranno dei concerti fortissimi. Credo che stiano preparando anche i fuochi artificiali, che tra l'altro abbiamo iniziato noi ieri, appunto, sera, quindi con la nostra trasmissione. Quindi devo dire veramente un grande momento di questa cittadina, di questa parte della città di Genova, diciamo, che è stato già nei trascorsi, nella storia, una città di mare, stazione balneare e soprattutto stazione turistica di un certo rilievo. Peli era grande, c'era addirittura, io mi ricordo, ne parlano ancora le persone anziane, all'inizio dove c'era adesso Porto Petrogli, una spiaggia immensa che era chiamata la sabbia d'oro, perché era una sabbia finissima, bellissima, proprio come pulizia, come tutto. Purtroppo il progresso poi nel tempo distrugge tutto. Ci rimaniamo noi con lo sport, speriamo di rimanerci a lungo. Che poi tra lì, se vogliamo proprio essere sinceri, io lo sai che sono un po' polemico, che poi il progresso lascia un po' discutere, perché forse se le politiche degli anni 40 e 50, forse 50 e 60, fossero state magari più rivolte verso il turismo, forse a quest'ora avremo una costa più bella e magari qualche posto di lavoro in più. Ma guarda, tieni presente che per esempio se noi pensiamo all'area di Cornigliano, per questa bellissima città, che Cornigliano era la sede dell'aristocrazia genovese, tutte queste ville su Coronata, hanno costruito l'Intercider. L'Intercider per portare certamente del lavoro, ma ha distrutto tutto, ha annerito i palazzi, ha distrutto la costa. Il Castello Raggio, che era una delle migliori opere antiche, diciamo, che rispecchiavano la tradizione proprio della Liguria, è stato distrutto addirittura. Oggi sarebbe impensabile buttare giù un castello del genere. E ora, anzi, adesso che l'Intercider è stata rimossa, stanno facendo altre cose, si sta piano piano cercando di riportare alla luce quelli che erano i fasti di questa parte della città, però onestamente non ritorneranno a quei livelli lì. Tra l'altro, permettimi che dica la solita mia battuta cattiva: non solo ha annerito i palazzi, ha annerito anche le facce delle persone che ci abitano, perché giustamente ora c'è un po' una ripresa, facciamo un po' di sociologia, c'è un po' una ripresa, però negli anni 70-80 passare in quelle zone si vedeva veramente la gente che aveva una faccia molto incavolata. Purtroppo è così. Che poi bisogna dire, ha portato lavoro, chiaramente, però io penso che una struttura del genere, un Intercider, una fonderia, si poteva fare anche più a monte, magari ci sarebbero stati più costi di raccordo, perché lì doveva arrivare il carbone per le fonderie con le navi, però insomma si poteva fare anche con un treno queste cose qua. Ma sono state scelte politiche, scelte probabilmente per penalizzare una certa parte della città e favorire un'altra parte, che tutto sommato è sempre stata un po' l'elite, diciamo, di questa città, che nonostante siamo nel 2015 ha sempre un po' quella mentalità di Ponente Levante, cioè quelli del Levante hanno sempre un po' di... Ma io guarda, credo che abbiano un po' il piglio di essere gli eletti, invece quelli a Ponente sono un po' quelli che sono un po', diciamo, asserviti. Guarda, che non è assolutamente vero, perché come possiamo vedere siamo in una splendida località come Pegli, che non ha niente da invidiare, anzi forse se andiamo a vedere è più bella e più ben frequentata di altre zone che sono dall'altra parte della città. Ma guarda, ti dirò di più, io a volte mi sforzo di pensare come sarebbe stato oggi Cornigliano, quest'area, se non avessero fatto il Porto Petrolio, non avessero fatto l'Intercider. Sarebbe una realtà meravigliosa, meravigliosa. Tutte quelle famiglie nobiliari, quelle famiglie antiche, con quelle belle ville su Coronata, quella collina lì, cioè veramente sarebbe stato meraviglioso. Quindi un grande turismo e un grande, secondo me, anche ingresso di capitale nella città. Purtroppo, comunque speriamo che le cose si facciano e si cerchi di recuperare. Non credo proprio, guardando il porto container, mi sembra che anche se da qualche tempo fa c'avevamo anche la Concordia ancorata qua. Per cambiare l'avevamo noi. Sì, che ci ricordava forse il malumore di tante cose. Presidente, ci siamo lasciati un po' prendere dalla nostalgia, comunque ci sta. In attesa che i ragazzi arrivino in questo momento, che dovrebbero arrivare a momenti, ci vedremo dopo per la premiazione. Certamente. Vado? Ecco, stanno arrivando i partecipanti alla regata di questa mattina. Allora, chi è arrivato per primo?
Ecco qui, siamo col vincitore. Guarda là, guarda là, guarda là, ti stanno battendo anche le mani. Allora, sei arrivato primo, sei contento? Sì, sono arrivato primo dei cadetti. Vabbè. Sì. È stata dura? No, non tanto. Ah, non è stata. C'era il vento giusto. Allora, tu eri già, sei già bravo, non hai dovuto faticare più di tanto. Sì, infatti. E il secondo chi è? È lui che ha vinto, ha vinto. E il secondo chi è? Chi è? Chi è il secondo? Allora, ecco lì, siamo col tu sei arrivato secondo. Sì. Vabbè, però anche secondo, sei contento lo stesso. Sì, contento. E però un po'. Come mai sei arrivato secondo? Non sei riuscito a battere lui? È partito meglio e quindi dietro la partenza è andato tutto. Vabbè, però siamo tutti contenti, no? Sì. Anche tu sei contento. Tu sei arrivato? Sei arrivato, l'importante è essere arrivato. L'importante è che vi siete divertiti. Sì, sì, sì. Ora vi aspettano su un po' di cose che vi ritirano un po' su, un po' di focaccia, un po' di cose, e poi ci saranno i premi, eh? Mi ricordo gli anni scorsi che il buffet era sempre per tantissimi, poi c'eravamo solo noi. Beh, siete contenti. Allora, guarda quanta gente vi sta guardando. Chi ha vinto? Allora, qui abbiamo il presidente De Monti. Chi ha vinto? Chi ha vinto? Allora, il vincitore è lui. Vieni. È il primo del e degli uomini. Com'è stato il vento? Allora. Com'è stato il vento? Buono? Giusto, sì, buono. Buono? Sì, c'era. Ho visto che quando facevate il giro di boa la barca si inclinava, c'era qualche problema? No, no, è perché è così che si fa il giro di boa. Ah, ecco, entrare col peso. Sì, secondo chi è stato? Qui c'è il primo. Lui, è arrivato, il secondo è lui, Aspetta, lui primo. Quanto tempo è? Ma te, sto già mi sta cavando. Guarda là. Quanto tempo è che fa? Girati. Quanto tempo è che fai vela? Faccio vela. Boh, saranno 3-4 anni. Però sei bravo, secondo. L'anno scorso come sei arrivato? L'anno scorso, boh. So che 2 anni fa sono arrivato terzo. E vedi, 2 anni dopo secondo, l'anno prossimo sarai primo. Invece mi hanno detto che c'è un altro vincitore che sarebbe quello. Il terzo chi è stato il terzo? Io il terzo dei cadetti. Il terzo dei cadetti. Guarda là. Quant'è che fai bella te? Tanto? Ma tecnicamente avrei iniziato l'estate di 2-3 anni fa. Però diciamo che quell'anno non c'era tanta scuola vela e quindi per di più mi sono fatto nell'anno dei mini cadetti tutta la scuola vela che avrei potuto. Risultato migliore che hai fatto? Sì, direi proprio sì. Tanto tempo davanti. Certo. Meno del primo e del secondo. E tu sei? Il primo degli junior. Questo è il primo degli junior. Questo è già un po' più, eh. Tu invece quanti anni? Vieni. Io faccio da vela da 5 anni quasi ormai, ho cominciato quando ero quasi piccolo come loro e le prime regate erano difficili perché poi alla fine sono i più bravi che sono anche quelli che hanno più esperienza perché conta tanto l'esperienza nella vela, però oggi il vento mi sembrava buono, è stata una bella regata organizzata anche bene e con un bel vento. Sono contento per voi, bravi, anche perché vedere queste soddisfazioni anche dei giovani è importante. Adesso ci aspetta un bel buffet con i premi, andiamo su di sopra. Okay. Grazie. Ci vediamo dopo. Piero, seguici. Beppe è scomparso. Io lavoro. Dico buongiorno a questi ragazzi. Buongiorno a tutti. Silenzio, che c'è la premiazione. Bravi. Mi sembra che abbiate fatto anche una bella gara. Sono contento perché siete sicuramente cresciuti. Qualcuno di voi c'era anche l'anno scorso, vero? Come sei arrivato? Due. Primo. Quello di seconda. Vedi, eravate l'anno scorso qua? Va bene. Andiamo alla premiazione, così almeno ci applichiamo perché avrete fatto. Allora, categoria juniores, primo classificato Mantero Bruno. Bravo Bruno! Ok, mi raccomando, te lo si fanno di nuovo.
Mongiardini Piero, secondo classificato. Piero. Vai Piero! Con un amico di mano. Vai Piero! Dai Piero! Vai Piero! Piero! Vai Piero! Porto Lazzi? Davide Bartolozzi, Bartolozzi. Scusate, prego, vieni, la manina me la dai, eh? Anche tu c'eri l'anno scorso qui, sì. Lo so, mi ricordo, vedi che buona memoria, eh? E pure il cappellino, il cappellino è questo, tieni, lo vuoi una... nuovo, che cos'è? No, lo tengo io, tengo. Bene, allora, questa per la categoria juniores abbiamo completato, ci sono altri ragazzi da juniores qui? No, eravate in tre, basta. Categoria cadetti, primo classificato Sorrenti Lorenzo. Caterina Ene, bravo Lollo. Bravo Lollo. Caterina, questa. Bravo. Poi questa facciamo per te. Tutti assieme. Questa per te. Ok? Sei contento? Dai. Bottino Andrea, secondo classificato. Bravo Andrea. Questa è la tua, mi dai la manina? Sempre, la mano sempre. Sei contento? Ciao. Terzo classificato, Manfredini Davide. Come ti chiami? Mongiardini. Ti ha scritto qua. Oh, comunque ti conosco ora per la prima volta. Come ti chiami? Davide. Bravo, capito ora. Perfetto, questa è tua. Un'altra, non si sbaglio. Non mi sbaglio più. Ok. Oh, Sorrenti. Dai, bravo. Andiamo al quarto classificato a questo punto, Giglioli Edoardo. Vedi, ma ragazzi, ma scriviamo bene qua, è meglio far bella nuova. Va bene. Orca miseria, questo te lo do e questa anche. Grazie. Ma insomma, là, Barbarossa, questo non lo sbaglio sicuro. Emanuele Barbarossa, eccolo qua il ninetto. Barbarossa, eccolo qua, vieni, la mano prima. Prima la mano all'uomo, eh? Ok? Sei contento? Prossimo anno di nuovo, eh? Ecco, allora, io a questo punto devo fare, certo, a questo punto devo fare un pensiero piccolo, banale, finché si vuole, ma secondo me importante, alla società che ci sta dando un grosso supporto e un aiuto particolare. Masio rappresenta questa società. Giratevi verso la telecamera tutti. Oh. Ecco, io dico così. Masio, questa è tua. Vieni Masio, prendi. Masio. Vieni, grazie. Vai un po' più là che ti... Sorrenti che si cadono. Bene, complimenti ragazzi. Vabbè, ci sono. Avete onorato perfettamente questa giornata. Piero riesce a prendere tutti? Venga. Anche, sì, eh. Ce l'abbiamo data. Tanto possiamo vedere. Allora, anche io vorrei dire due parole, no? Bene. Vai che vuol dire due parole, vai da lì. Arriva lì, aspetta che arriva con i cross. Vieni Massimo, anche tu, perché? No, vieni. Sì. Allora, tanto viene anche lui perché lui è molto legato alla storia del club Verapelli. Lui è nato in questo circolo, suo padre regattava in questo circolo, lui ha regattato in questo circolo, ci ho regattato anch'io quando avevo l'età di questo scavezzacollo qua. Quindi sia io che lui questo circolo ce l'abbiamo nel cuore e quindi tutto quello che possiamo fare per questo circolo finché siamo nell'ambiente vi posso garantire che faremo il possibile per dare una mano, per cercare di tirarlo un po' su. Quest'anno abbiamo avuto un'ottima esperienza col Vela Scuola, credo che sia molto ben riuscita, la proseguiremo l'anno prossimo senz'altro perfezionando le procedure e speriamo di cominciare a avere qualche ragazzino che cominci a iscriversi alla scuola vela del circolo Vela Pegli con il nostro aiuto che
daremo sempre molto volentieri. Quindi grazie a tutti, complimenti per la vostra iniziativa. Io la facevo, ripeto, 40 anni fa sta regata, non mollatela perché oramai è storica. Ed è storico tutto questo, perché se lo guardiamo, una volta anche il Costa Guta dava le partenze da terra, adesso non si usa più, però non ci dimentichiamo di queste cose qua, tutto lì, basta. Lei giustamente non vuol parlare perché è senza voce. Se mi permettete, Paolo, volevo dire una cosa, che fossi, venissi un attimo vicino a me. Volevo portare il saluto della signora Nanda, che in questo momento vive in Sardegna, è una socia vecchissima di questo club, che ha dovuto andare a vivere in un altro posto perché giustamente l'età l'ha portata vicino ai figli, ma mi hanno detto poco fa che ci manda un grande saluto e noi salutiamo con un grande bacio la nostra socia. Noi la ringraziamo ancora per il ricordo che ha di noi e per il tempo che ha passato qui dentro. Tra l'altro adesso io volevo parlare un attimino, se mi permetti, con l'ingegner Panzani, che ha in mano una coppa storica. Velocissimamente, di cosa si tratta? Allora, questa è un esempio di successi sportivi che questo club ha riportato negli anni dal 50 al 60, 1950-60, è una coppa che è stata aggiudicata al Club Vela per aver vinto a livello barche Flying Dutchman per un certo numero di anni consecutivi il campionato di regata, e questa è una sorta di Coppa Rimè del calcio, per farci capire. È stata assegnata a questo club proprio per la storia di vittorie nelle regate che erano organizzate, ed è stata una coppa, Club Coppa ELAC Challenge Nautico 1952, la detiene ancora adesso, ed è rimasta nella storia e negli onori di questo Club Vela. Vedo che al presidente non gliela vuole dare, ora gliela diamo al presidente. Tra l'altro, come dicevamo prima, con il presidente De Montis e con il presidente Paolo Verducci, tra 2 anni questo club compirà 100 anni e sarà occasione buona per creare una manifestazione a livello societario di un certo spessore. Non diciamo cosa, ma lo faremo sempre con il supporto dell'Oxè. Certo, l'Oxè non manca mai. Ovviamente l'Oxè ormai non faccio a meno anche di ripetermi, no, su questo argomento. E comunque voglio ringraziare ulteriormente qui Masio, che io conosco da un po' di tempo, e devo ringraziarlo perché il sacrificio che ha fatto in questi anni è ieri. Dov'eri ieri? In Sardegna, questa mattina è qui con noi. Io credo che sia una cosa da prendere in considerazione e da valutare in maniera estrema. Una cosa del genere è raro che succeda. Io ho avuto un'attività sportiva seria, l'ho sempre condotta seriamente, anch'io facevo questi sforzi per cercare di essere sempre presente. Lui ci è riuscito e a me fa immensamente piacere. Quindi un applauso se lo merita. Grazie. Direi, presidente De Monti, siamo arrivati in fondo a questa bellissima mattinata, ringraziamo i presenti, ringraziamo i giudici, ringraziamo la pubblica assistenza di Pegli che non manca mai. Cosa possiamo dire ancora per finire, salutare i nostri amici? Possiamo dire che è stata una bellissima festa di sport, che questo bisogna sottolinearlo, una festa per gli adulti ma soprattutto per i bambini che si avvicinano alla promozione sportiva, a questa realtà, e la vela deve essere ancora incentivata di più, come ha detto giusto l'istruttore Masi prima, e soprattutto è una festa, deve essere una festa per tutti. Noi come Centro Sportivo Educativo Nazionale, ente di promozione sportiva del CONI, non possiamo che essere soddisfatti di questo e promuovere anche per il futuro ancora di più queste iniziative. Quindi grazie a tutti e speriamo di conseguire. Presidente, un ulteriore ringraziamento ai giudici di gara, che noi sottolineiamo ancora una volta essere sempre molto molto disponibili per noi e con noi. E lunga vita al Club Vela Pegli. Bene. Piero, se ci riprendi, salutiamo. No. Alle prossime, da Carlo Valero, presidente De Monti, presidente Paolo Verducci, ciao, ringraziamo tutti. Ciao, alla prossima.